più di 80 edizioni, quindi veramente molti complimenti al comune e alla società sportiva che lo organizza, San Vittorio Lona, e ai tanti volontari che insomma, ci mettono del loro tempo, della loro passione per poter organizzarlo. Io insomma, ovviamente conosco benissimo il Cinque Mulini, ero stato già 2 anni fa a vederla, delle gare studentesche che avevano fatto la mattina, e ho visto del grande entusiasmo. Il fatto poi che è una corsa tradizionale di grosso spessore, che ci siano abbiano partecipato in passato, ma che ci sono anche in questa edizione grandi atleti che puntano alla vittoria, insomma questo ne accresce ancora molto di più l'importanza. Infatti il poter vedere da vicino questi grandi campioni penso che sia molto importante. Grandi campioni, ma una manifestazione dedicata anche alla gente comune, possiamo chiederlo così? Ma sì, le gare iniziano alle 9 del mattino con la categoria Master, poi ci sono tanti tipi di categorie, quindi per l'amatore, tra virgolette, perché poi saranno tantissimo, è un'occasione per potersi sfidare e migliorare il proprio tempo su un percorso insomma, dove gareggiano grandi campioni. La regione ha promosso dei licei sportivi? Sì, ci sono 12, sono stati scelti 12 licei, uno per ogni provincia, e ci sarà dal 2014, per l'anno scolastico 2014-2015 sono stati scelti questi licei. Penso che sia molto importante perché si valorizza maggiormente, ancora di più, un indirizzo sportivo, si riconoscono allo sport determinati valori, però è bene sapere che non sarà un liceo dove si farà sport, solamente sport, si faranno tutte le altre materie, e quindi è importante per gli atleti, e voglio qui rimarcare il fatto che l'atleta deve continuare a studiare, insomma, non deve soltanto pensare alle gare, all'agonismo, ma deve anche costruirsi un futuro studiando.